Scritto. Ma io più che altro mi chiedo, lui dice ci sono tutte queste condanne, io queste condanne non le vedo neanche nei siti. Ma dove le va a cercare? Usano, lei le sta cercando queste condanne? Le mosche, allora io le chiedo, abusive, il governo marocchino, il governo tunisino, il governo egiziano, il governo... sui social, non ci sono le condanne, non sto parlando di social, se lei semplicemente... neanche fatti dalle moschee. Immaginiamo se vanno a prendere da qualche altra parte. Non ci sono. Il Corano non è un testo di pace, è uno dei testi della Sharia. Ma lei è esperta di Corano, io le chiedo, mi sta parlando il Corano sul testo di pace. Ma lei è esperta di Corano, legge la lingua araba. Come si può autorizzare a interpretare il Corano? Lei lo potrebbe dire mille volte. In Italia quando... si deve coprire la testa. Io guardi, un paio infatti, infatti fa, non lo so chi fa che si copre la testa. Non è un la signora non è musulmana, non è obbligata di coprire la testa. Scusi, non scusi un pregando in moschea, l'avrà fatto di sua volontà, sì, ma non sono abituata a far parlare le donne, hanno un concetto di merito. Fino a un paio di anni fa io ero della teoria che probabilmente uno entra dentro una moschea comune, entra in una chiesa, non deve andare con la minigonna, entra dentro una moschea e si deve coprire la testa. Io non sono più di questa teoria, perché loro non rispettano niente di noi. E noi, se sono qua, o si adattano a come funziona qua il mondo, oppure se ne vanno. Quello che parlava prima, che faceva le sue riunioni, sedicenti riunioni, che dice la CIA ha fatto gli attacchi terroristici. Vabbè, ma lì eravamo a un livello, diciamo. È mandato a casa. Non è che oggi noi scopriamo che con gli sbarchi c'è un rischio terrorismo. Ci sono i servizi segreti di un mare di stati che ce lo dicono da 2 anni e mezzo. Una persona che si pensa solamente, che vagamente, possa avere dei collegamenti, perché l'abbiamo sentito anche negli attentati, gente, ah vabbè, era legato forse al terrorismo, però non pensavamo facesse un attacco. Solo che c'è il dubbio, vai rimandato a casa tua, non devi rimanere qua, non è accettabile, come non è accettabile nessuno che non condanna. Cioè, tutto quello che succede dice che dobbiamo andare a cercare noi, nei siti le condanne, quando probabilmente questa è la prima persona. Prego. Non cercano nessun accordo quando ci abbiamo provato Fusari anche con Maroni. Non aspetti Fusari, aspetti, è inutile interrompere la Borgonzoni. Non interessa l'accordo con noi, perché gli va bene stare così, stare nella clandestinità. Faccia non finire. Gliene frega niente di avere l'accordo con noi, perché Fusari gli piace fare tutti loro intarlazzi e trattare le donne come le trattano, lo sa anche lei. Hai. Sto dicendo.